Torniamo in Alto Adige e dopo la Valle Esarco affrontiamo una zona particolarmente importante e storica per l'intera provincia, Santa Maddalena, dove insiste la DOC Alto Adige-Santa Maddalena o, troverete anche la dicitura in tedesco, Sankt Magdalener. Si può produrre nell'intera area delle frazioni e sottofrazioni dei comuni di San Genesio, Bolzano, Renon e Cornedo. Il vino Santa Maddalena si può trovare anche nelle versioni Vigna e Classico, deve avere un titolo alcolometrico minimo di 11,5 e deve essere ottenuto per un minimo dell'85% dall'uva schiava. Parliamo innanzitutto della schiava. Questo era un vitigno davvero molto diffuso e popolare in tutto l'Alto Adige nel secondo dopoguerra. Così popolare che se ne produceva, per le richieste del tempo, grandissima quantità, che ovviamente nel tempo è andata anche a diluire la qualità dei vini prodotti. Se non che negli anni 2000 alcuni degustatori si sono resi conto della forza, della tenacia, della delicatezza insieme di alcuni vini prodotti con una schiava. E così hanno incominciato a vederla come un'interessante alternativa autoctona a un altro vitigno che stava prendendo piede in tutto il mondo con grande successo, il Pinot Nero. La schiava condivide con il Pinot Nero alcune caratteristiche. Innanzitutto il colore rubino tenue, piuttosto scarico, e poi alcuni profumi di piccoli frutti rossi. E basta. Per il resto, la schiava aggiunge al suo bouquet note molto intense floreali, tipo di viola o di rosa. Al palato è largo, spesso piuttosto alcolico, con un sapore ammandorlato che, in alcune versioni molto concentrate, può addirittura ricordare il marzapane. Un esempio di Santa Maddalena o Sankt Magdalener di qualità è Moar, il Santa Maddalena classico di Cantina Bolzano. Questo è un progetto vinicolo particolare che nasce da vigne di posizione speciale, una cura attenta del vigneto, una resa particolarmente bassa, che conferiscono al vino un carattere molto forte. Moar nasce in realtà da un uvaggio, come consentito, quindi vi è il minimo di schiava naturalmente, accompagnato dalla Grain, un altro vitigno autoctono molto interessante dell'Alto Adige, che conferisce a questo vino un pochino più di colore, infatti si presenta rubino piuttosto intenso per la media della schiava, e anche sentori di frutto nero, tipo mora, fino ad arrivare alla prugna, che completano il quadro aromatico che per il resto è molto tipico della schiava, con questi intensi profumi di fiori, di rose e viola. La vinificazione è molto tradizionale, in rosso, con un affinamento in grandi botti di rovere, che danno quindi apertura e maggiore complessità al vino, ma senza marchiarlo con note tostate intense. Rimane un vino molto elegante nonostante la struttura, dalla beva molto agile, intensa sapidità e lunghezza invidiabile. Arrivederci alla prossima tappa dei viaggi di Civiltà del Bere.